Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il mercoledì 14 di luglio del 2021. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è il tempo di lettura della parola di Dio, perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Durante questa puntata noi leggeremo i capitoli 7, 8 e 9 di Secondo Samuele, parola del Signore. Quando il re si fu stabilito nel suo palazzo e il Signore gli ebbe dato riposo, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa tutto quello che hai in mente di fare, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Natan in questo modo: «Va e di a mio servo Davide, così dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino a oggi. Ho viaggiato sotto una tenda in un tabernacolo. Dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele, ho forse mai detto a uno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, perché non mi costruite una casa di cedro? Ora dunque parlerai così al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti: io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo. E mi sono stato, e io sono stato con te. Dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici. Io renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua e non sia più turbato. I malvagi non lo opprimeranno, non lo opprimono come prima. Come facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele, e ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più il Signore ti annuncia questo: sarà Lui che ti fonderà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa a mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio, e se ne fa del male io lo castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli di uomini. Ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Natan riferì a Davide queste parole e tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: «Chi sono io, Signore, Dio? E che cos'è la mia casa perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore, Dio. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Questa è l'istruzione per l'uomo, Signore, Dio. Che potrebbe Davide dirti di più? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio. Per amore della tua parola e seguendo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste cose per rivelarle a tuo servo. Tu sei davvero grande, Signore, Signore Dio. Nessuno è pari a te e non c'è un altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi. E qual popolo è come tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio si è venuto a redimere per formare il suo popolo, per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo popolo che ti sei redento dall'Egitto, delle nazioni con i loro dei? Tu hai stabilito il tuo popolo Israele perché sia per sempre il tuo popolo, e tu, Signore, sei divenuto il suo Dio. Dunque, Signore Dio, la
parola che hai pronunciata riguardo a tuo servo e la sua casa, mantienela per sempre e fa come hai detto. E tuo nome sia lodato per sempre, si dica, il Signore dell'esercito è il Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia stabile davanti a te. Poiché tu, Signore dell'esercito, Dio di Israele, hai fatto una rivelazione a tuo servo, e gli hai detto, io ti edificherò una casa, perciò il tuo servo ha avuto il coraggio di rivolgerti questa preghiera. O Signore, Dio, le tue parole sono verità e l'hai promesso questo bene al tuo servo. Piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo perché essa sia per sempre davanti a te, poiché tu, o Signore Dio, sei colui che hai parlato e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. Seconda Samuele capitolo 8. Dopo queste cose Davide sconfisse i Filistei, li umiliò e tolse loro la supremazia che avevano. Sconfisse pure i Moabiti e fateli stendere per terra, li misurò con una corda, ne misurò due corde per metterli a morte e una corda intera per lasciarli in vita. I Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. Davide sconfisse anche Adadezer, figlio di Reob, re di Soba, mentre andava a ristabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. Davide gli prese 1700 cavalieri e 20.000 fanti, tagliò i garretti a tutti i cavalli da tiro, ma risparmiò i cavalli per 100 carri. Quando i siri di Damasco vennero per soccorrere Adadezer, re di Soba, Davide ne uccise 22.000. Poi Davide mise delle guarnigioni nella Siria di Damasco e i siri divennero sudditi dei tributari di Davide. Il Signore rendeva Davide vittorioso dovunque egli andava. Davide tolse ai servi di Adadezer i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme. Il re Davide prese anche una gran quantità di rame a Betà e a Berotai, città di Adadezer. Quando Toi, re di Kamat, udì che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adadezer, mandò al re Davide Ioram, figlio suo, per salutarlo e per congratularsi con lui perché aveva affrontato Adadezer e lo aveva sconfitto. Adadezer era sempre in guerra con Toi. Ioram portò con sé dei vasi d'argento, dei vasi d'oro e dei vasi di rame. Il re Davide consacrò anche quelli al Signore come aveva già consacrato l'argento e l'oro tolto alle nazioni che aveva soggiogate. Ai Siri, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei, agli Amalechiti e come aveva fatto del bottino di Adadezer, figlio di Reob, re di Soba. Al ritorno dalla sua vittoria sui Siri, Davide si acquistò ancora fama sconfiggendo nella valle del Sale 18.000 Idumei. Pose delle guarnigioni in Idumea, ne mise per tutta l'Idumea e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Israele e il Signore rendeva Davide vittorioso dovunque egli andava. Davide regnò su tutto Israele amministrando il diritto e la giustizia a tutto il suo popolo. Joab, figlio di Seruia, comandava l'esercito. Josafat, figlio di Ailud, era cancelliere. Sadoc, figlio di Aitub, e Ahimelech, figlio di Abiatar, erano sacerdoti. Seraia era segretario. Benaia, figlio di Ieoiada, era capo dei Cheretei e dei Peletei, e i figli di Davide erano ministri. Secondo Samuele, capitolo 9. Davide disse, c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? C'era un servo della casa di Saul di nome Siba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli chiese, sei tu Siba? E gli rispose, servo tuo. Il re gli disse, c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio? Siba rispose al re,
c'è ancora un figlio di Jonathan, storpio dei piedi. Il re gli disse, dov'è? Siba rispose al re, è a Lodebar, in casa di Machir, figlio di Amiel. Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. E Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra, si prostrò davanti a lui. Davide disse, Mefiboset. Egli rispose, ecco tuo servo. Davide gli disse, non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo nonno, e tu mangerai sempre alla mia mensa. Mefiboset si inchinò profondamente e disse, che cos'è tuo servo perché tu ti degni di guardare un cane morto come sono io? Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse, tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa, io lo do al figlio del tuo signore. Tu dunque con i tuoi servi, con i tuoi servi, tuoi figli e tuoi servi, coltiverai per lui le terre e gli porrai il raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Siba aveva 15 figli e 20 servi. Siba disse al re, il tuo servo farà tutto quello che il re, mio signore, ordina al suo servo. Mefiboset mangiò la mensa di Davide come uno dei figli del re. Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica. Tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servi di Mefiboset. Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo di entrambi i piedi. Parola del Signore. Quindi noi vediamo qui la grazia, l'amore che Davide ha avuto ancora per i discendenti di Jonathan, per la famiglia di Saul, un uomo che governava con equità, un uomo che governava con giustizia, un uomo che in ogni sua azione lui era approvato da Dio. Ma Davide è sempre stato così. Non perdere le prossime puntate quando noi leggeremo la parola del Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Noi siamo qui per la grazia di Dio a mezzogiorno oppure dopo, quando vuoi e dove vuoi, dal lunedì al venerdì. Non perdere neanche una puntata. Dio ti benedica. Un forte abbraccio nel nome di Gesù.